ragazzi, è stranissimo, guardate! Potrebbe esserci di tutto all'interno di queste alghe! Non mi piace per niente questa situazione! Siamo online! Qualcuno ha detto ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video insieme al mio cuginetto Manu! Siamo il mio cuginetto Vito! Ma tu mi vuoi bene, Manu? No! Pubblicamente, dai, dillo davanti a tutti! Lo dico nel mio profondo del cuore! No! Ma che figure mi fai fare? Questa la tagliamo, la cancelliamo? No! Non si cancella niente! Dobbiamo essere autentici! È il bello della diretta! Non rubare le mie frasi. Cari vichinghi, oggi ho convocato qui il nostro Manu. Indovinate un po', avete riconosciuto sicuramente la location. Perché cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Vediamo se qualcuno indovina. Non fare quello che faccio io! Qualcuno ha detto just it, din, no, din, din, din. Cari vichinghi, oggi un ospite speciale insieme al nostro Manu. Guardate chi c'è. Ciao Wilson, quanto sei bello! Povero Wilson, l'abbiamo distrutto! Come stai Wilson? Come stai Wilson? Non dare capocciate a Wilson! Non dare capocciate a Wilson che poi poverino si sgonfia! Vai Wilson, vai e vola! Wilson, impara a volare! Oggi, cari vichinghi, assaggeremo delle cose veramente strane che ho trovato, perché ragazzi, voi dovete sapere una cosa, io giro tutta l'Italia per trovare queste cose strane, queste cose che non si vedono. Che c'è? Tutta l'Italia. Mi piace girare i posti più strani in assoluto per trovare le cose più strane da assaggiare. E oggi, cari vichinghi, vi stupiremo perché Manu ho trovato degli snack buoni, croccanti. Si mangia! Prima di iniziare, cari vichinghi, supportateci perché a 7000 like il nostro Manu berrà una bibita che ho già comprato per lui. Ma lui ancora non lo sa, perché ragazzi, è una cosa veramente stranissima! Non erano i piani. Tagliate questa parte! Non si taglia niente perché è il bello della diretta. Quindi ricordatevi di lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere anche voi dei piccoli. Wilson. Andiamo avanti. Bene, cari vichinghi, partiamo da questi qui. Manu, a te l'onore. Cosa sono questi, ragazzi? Piselli tostati, uno tira l'altro. Al wasabi. Guardate qua. Guardate qua. Al wasabi. Significa che sono piccanti. Però c'è scritto che uno tira l'altro. Quindi ci dobbiamo preparare. Uno tira l'altro, nel senso che tu tiri me, io tiro te. Allora, sembrano buoni, dall'immagine, però non riesco nemmeno ad aprire. Prendi le forbici, Manu. Ci penso io, sono tutto. No, prendi le forbici, prendi le forbici. Facciamo le cose fatte bene qui. Andiamo direttamente a tagliare la busta. Ok, ragazzi. Andiamo a odorare, Vito. L'odore è un po' croccante. Ragazzi, sono veramente dei pisellini tostati. Guardate qua. Sembrano dei popcorn di pisellini. Guardate che roba. Guarda, comincio io perché mi ispirano fiducia. Vai, ci provo. Sono croccanti. Ragazzi, sono super croccanti. Sono buoni. Però all'impatto, Manu, sono un po' piccanti. Uno deve dire la verità. Tieni, dai, assaggialo tu. Dai, Manu, fatti sotto con la piccantezza del wasabi. No, dai, non fare così. Ti arriva un po' di piccantezza all'inizio? Sì. Guardate il nostro Manu come sta! No, non fare così. Povero Manu. No, già l'acqua. Che vergogna, che vergogna. Ma che vichingo sei? Cioè, cari vichinghi, se stava andando male, potrebbe anche andare peggio per il nostro Manu, perché guardate un po' che cosa ho trovato. Guardate. Che cosa vi dice quest'immagine? Ve lo dico io. Queste sono le patatine più piccanti del mondo, o meglio, la marca.
di questa patatina mi ricorda un video che ho fatto tempo fa in cui stavo veramente rischiando la vita. Ti ricordi quando mi sono messo a piangere che ci è voluto un litro di latte per riuscire a calmare le fiamme che avevo all'interno? Oggi assaggeremo queste qui che sono a lime habaneros, che per chi non lo sapesse, l'habanero è uno dei peperoncini più piccanti al mondo. Quindi andiamo ad aprire queste patatine. Quindi vado prima io. L'odore mi piace. Ti piace l'odore? Sì. A me è arrivata una vampata. No, non ti avvicinare troppo però, perché ho paura. Comunque ragazzi, assaggiamo questa prima patatina. Prima ve la faccio vedere, guardate. Sembrano delle tagliatelle. Edizione medium hot, con un gusto unico di lime e peperoncino habanero. Allora ragazzi, sono piccanti, ma dovrebbero essere meno piccanti di quella patatina, altrimenti soffocherei. Procediamo all'assaggio, dai, basta, non ci perdiamo in chiacchiere. Mi piace. Il peperoncino c'è. Si sente, ragazzi, ma non ne voglio più mangiare, mano, perché sono pesanti. Non le mangiare perché altrimenti non riusciremo a finire questo video. Ragazzi, mi evito questa fiammata. È meglio che l'evito, se no mi sento male. Bene, ragazzi, passiamo all'ultimo snack di oggi. Questo, mano, è veramente strano. Guardate che cosa ho trovato qui. Guardate, ve lo faccio vedere meglio. Che cosa sono questi secondo te? Che cosa sono? Ma che cos'è? Sushi? No, non è sushi. Queste qui me le hanno vendute per alghe. Ragazzi, le alghe, quelle di mare, avete capito? Le alghe, Manu! Le alghe da mangiare, hai capito? Le alghe piccanti, tutto piccante. No, non lo so se sono piccanti, però qui c'è scritto rotolo d'alghe classico. Manu, hai capito? Le alghe? Quindi ci mangiamo le alghe. Il mentre queste qui, che c'è? Il tuo braccio è un'alga. La smetti di fare battute sul colore della mia felpa? Smettila. Partiamo dalle alghe, quelle classiche. Quindi andiamo a tagliare qui. Taglia. Smettila di farmi la sigla. Ah, sono in stick, guardate. Ci sono quindi i rotolini all'interno. L'hai trovato? Bravissimo, falla vedere. Sembra un bastoncino bruciato, ma in realtà sono alghe arrotolate, probabilmente cotte in qualche modo. L'odore che ti dice, mano? A me niente di buono, no. Sembra tipo mare salato. Non mi piace per niente questa situazione. Dai, cin cin. Oh mio Dio. Mangia! Mangia! Aiuta! Sembrano tipo sardine! Ragazzi, ve lo giuro, sembrano sardine! Che schifo, ragazzi, non mi piacciono per niente! Vito, posa! Vabbè, ma questa era quella classica, però, mano. Dobbiamo assaggiare quella aromatizzata, sì o no? No! No, dobbiamo... dobbiamo farlo! Le alghe aromatizzate, le prime erano veramente orribili. Un roll per te e un roll per me. Ragazzi, ce l'hai fatta. Cioè, non ti dico niente perché sarai tu stesso a rendertene conto. Ragazzi, all'interno c'è qualcosa. Quindi queste non sono alghe normali, ma sono ripiene di qualcosa. E la cosa bella è che non sappiamo nemmeno cosa. Ragazzi, è stranissimo, guardate. Potrebbe esserci di tutto all'interno di queste alghe. Cin cin. Cin cin. No, tutto per terra. Vabbè, poi passiamo all'aspirapolvere. Ah. Alla salute. No. Guardate la faccia di Manu. L'interno potrebbe essere pure un 4,5. Il problema è l'alga che si sente, ragazzi. Cioè, si sente pure abbastanza. Manu, il tuo voto? 1000 meno. Ok. Sarò più diplomatico. Questa meglio dell'altra, però non mi piace. Non mi piace. E non mi piace. Preferisco i pisellini al wasabi. A me oggi non mi è piaciuto niente. Bene, cari vichinghi, questo video di oggi si conclude qui. Il nostro Manu è ancora disgustato, ma non fare così, Manu, che adesso ti porto al Mac e ti passa tutto.
Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare, fateci sapere sotto nei commenti se avete mai assaggiato queste alghe di mare. Ricordatevi di seguirci su tutti i social, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!